Buonasera, rieccoci con una nuova puntata di Linea Verde Sport. Buonasera Titti. Buonasera Marco, sei stanco? A che ora sei tornato da Teramo stanotte? Verso le due, siamo riusciti Con la guida ad spericolata di arrivare Dino di Dino Manganiello. Manganiello, sul Gran Sasso con la neve, vabbè. Dopo 2 mesi, però, ieri, il 91esimo, abbiamo riassaporato l'amaro gusto della sconfitta. Per fortuna, insomma, abbiamo già in 4 giorni la possibilità di rifarci, due spareggi. Mercoledì andiamo a Catania, partiamo già domani, e poi domenica abbiamo uno spareggio in chiave salvezza con il Picerno. Due partite fondamentali, direi. Certo, ci sarebbe piaciuto affrontarle magari con un Con uno spirito bell'attaccante e con diverso, uno spirito diverso, sì, però. parleremo di mercato, lo faremo tra poco col direttore sportivo, direttore generale, chiedo scusa, Nello Martone, è già buttato la prima Te ne sei frecciatina, eh? accorto? Sì. Buonasera Cristoforo Barbato. Buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera, bentornata Nicola Dionisio. Buonasera Buonasera. direttore. Buonasera Pasquale Visconti. Buonasera. Vi vedo stanchi, che non c'è l'ombra di Gigi Molino su di No, non voi siamo stanchi, a non livello siamo di stanchi. stanchezza. Non siete stanchi, No, no, siete carichi. Allora, io Marco devo fare un saluto perché stasera no. ho Sì. una fan meravigliosa che è la mia nipotina acquisita Chiara, che saluto e abbraccio, che mi sta guardando insieme a tutta la sua famiglia. Allora, Chiedo dimmi scusa, io Nicola. voglio salutare mia figlia Francesca. Non lo Salutiamo faccio mai, anche. la saluto. Ciao, Francesca. Salutiamo, ciao. Francesco, devi salutare Ciao, qualcuno? Francesca. No, Mi sembra di c'è posta posta per te. per te. Ok, la busta ora la chiudiamo e apriamo la busta dei titoli. Cominciamo subito con questa nuova puntata di Linea Verde Sport, partendo naturalmente da ieri, anzi, si torna in mezzo al guado, appunto, da ieri, da come è cambiata la classifica, l'Avellino che scivola 14esima. E ancora Zillo e Dini alla firma, ma manca il bomber. Cercheremo di capire chi sarà con Martone, ma insomma, secondo me l'impresa sarà abbastanza ardua. Poi, ecco il Catania della Mezzadozzina. Avremo in collegamento telefonico Walter Novellino, doppio ex di questa sfida fino a un anno fa sulla panchina degli Etnei. E poi il sogno di Moreno Roggi e la Marcord del nostro maestro Salvatore Mazza. Allora, Cristoforo, parto da te, visto che è il terzo invito, vediamo se riusciamo a parlare un po' di tattica, di tecnica, perché sei sempre capitato in puntate turbolente. Allora, sconfitta al 91esimo, prestazione più che decorosa dell'Avellino in piena emergenza, viste le occasioni che aveva creato il Teramo, anche il rigore sbagliato, insomma, tutto sommato, analizzandola in modo forse distante, diciamo, non da tifosi o da giornalisti dell'Avellino, è una vittoria che insomma tutto sommato ci sta per il Teramo. Ma guarda, in effetti se andiamo ad analizzare solo gli episodi, sì, perché il Teramo ha avuto sicuramente più occasioni dell'Avellino, però se andiamo a vedere la partita nella globalità, Sì, l'Avellino ha tenuto bene il campo. In effetti assolutamente. le tre occasioni del Teramo, rigore compreso, sono nate da 3 errori individuali, perché l'Avellino veramente ha tenuto benissimo il campo, anche con i cambi nel secondo tempo. C'è da precisare pure che l'Avellino aveva pure la panchina corta, infatti ha potuto effettuare solo 2 cambi, Capuano. Il Teramo ne ha fatti 3, però considerando che in Serie C c'è la possibilità di cambiare 5 giocatori, 5 cambi giocatori di movimento, per cui è un vantaggio enorme poter fare 5 sostituzioni, quindi non poter attingere dalla panchina per motivi vari, infortuni, squalifiche e quant'altro, sicuramente è un handicap da non sottovalutare, per cui purtroppo c'è stato questo episodio sfortunato alla fine che non ha consentito all'Avellino di portare via un punto d'oro che tutto sommato non sarebbe stato rubato. Sarebbe stato davvero un punto d'oro, però è una partita, Nicola Dionisio, che l'Avellino ha affrontato oggettivamente in una condizione di piena emergenza. Non a caso abbiamo schierato a centrocampo un difensore come Laezza, e faceva riferimento lo stesso Cristoforo. In panchina avevamo dei ragazzini della Beretti convocati d'urgenza. Insomma, ma perché in questa fase è anche difficile, non solo per l'Avellino, fatta eccezione per 2 o 3 squadre, fare mercato a gennaio? Perché il mercato di gennaio è un mercato difficilissimo per tutti, anche perché chi è che ha i calciatori bravi non è che se li toglie facilmente, quindi devi essere bravo a saper pescare in altre categorie, o peschi dalla Serie D, dove ci sono comunque dei calciatori importanti, o devi prendere qualche esubero dal campionato di Serie B, qualche giocatore che ha poco spazio, quindi bisogna
bisogna veramente conoscere benissimo il mercato, non solo della propria categoria. Gennaio è veramente un mercato, soprattutto per gli attaccanti. Se voi vedete oggi in Serie C tutti cercano la punta centrale, sì, ma le punte centrali dove sono? Cioè non ce ne sono più. Allora purtroppo il problema non è solo dell'Avellino, ma è di tutte. E poi è un buzzer, no? Perché se si muove una punta, si muovono, sì, tutte le altre. Ripeto, poi dopo dipende anche dai rapporti che uno ha tra le società, con le società, con i procuratori. Ma ripeto, gennaio è un mercato veramente difficile. Ne ho fatti tanti, devo dire la verità, non è stato mai facile prendere giocatori buoni a gennaio. L'altra faccia della medaglia, poi ci andiamo a collegare con Sabino Giannattari e Silvino Fabiano, è quella, Pasquale, che i giocatori che ci sono, sentendo un po' il fiato sul collo di quelli che arrivano, penso a Tonti e all'arrivo di Dini, poi parleremo con Martone anche di questo, si caricano e poi fanno delle buone prestazioni. Penso che quella ieri di Tonti sia stata un'ottima prestazione. Sì, vabbè, mi rilascio un po' il discorso di due professionisti che sono bravi anche a dire cose importanti per il calcio, perché loro ci sono in mezzo, io faccio più l'allenatore, certo, però loro sicuramente sapranno più di me. Noi sono due mesi che stiamo tirando in emergenza, stiamo facendo benissimo, non bene, benissimo, abbiamo raccolto molto e ieri ci poteva anche stare. Siamo andati, come diceva Marchi, in emergenza, in panchina non c'era nessuno, solo due cambi. Purtroppo è successo quello che è successo, come diceva De Cristofaro, il punto lo potevamo anche portare, perché visto come era andata la partita, anche diciamo soffrendo un po' il primo tempo, anche dopo parato il rigore del portiere, che si sta dimostrando, dopo che si è messo titolare, veramente sta valendo quello che io dicevo, con la tranquillità e la sicurezza di essere sempre titolare. Adesso è normale, se si prende un altro portiere, Dini saprà che viene ad Avellino e dovrà giocarsela. Non è che deve venire qui e gli promettono di essere titolare, perché il ragazzo sta facendo bene. L'ha detto pure Capuano in conferenza. Andiamo stampa da Sabino, vediamo un po' che stanno combinando. Sabino e Silvino Fabiano, che ieri ha fatto lo show a Teramo, vedo una luce rossa. Rosso. Vabbè. Io convinto che Tonti, parando quel rigore, noi la partita l'avemmo vinta. Noi la partita, io ero convinto che l'avremmo vinta, ma alla fine, comunque, sapi, il calcio è fatto di episodi, e che fai? E la vita che adesso è così, che mi fa? Dobbiamo soffrire un altro poco, però io sono molto, ma molto everybody. Siamo arrivati, sì. Dove stiamo? E siamo davanti al uno dei circoli, diciamo così, più famosi di Mercogliano, i Sound Boys. Easy Ride, Sound Boy, comunque everybody Easy Ride. Comunque, vabbè. Sì. Fa freddo. Faccio freddo. Freddo. Ti sei ripreso dopo la sconfitta di ieri? Ma io se devo dire la sincera verità della partita, che si è che noi oggi ho visto un paio di minuti, perché stavamo molto bene, molto bene. Hai bevuto un poco troppo. Poi dopo spiegheremo la situazione, com'è tutto l'andamento e tutto l'andazzo. Va bene. Titti Marco, ci sentiamo dopo. Da Mercogliano con furore. Diciamo che quando esce Silvino Fabiano deve uscire anche la scritta bevabilmente, no? Perché insomma poi lui tutto, però lui beve responsabilmente, perché l'andiamo a vedere, perché Nicola, lui ha due autisti, quindi lui esce, va a fare le serate, le cene, dovunque va, c'ha due autisti che lo riportano a casa. Per le chilometri, il problema è le chilometri. Non ci sono. Quindi anche un autista beve. No, dici tu, se beve uno, l'altro. Sicurezza, l'altro lo alterna. Vabbè, allora andiamo a vedere un po' il film della partita. Voglio dare un po' di soddisfazione a Cristoforo. Andiamo ad analizzare mettiamo un po' la sigla. Teramo Avellino. Di nuovo i colpi. Vabbè, andiamo a vedere che è successo. Allora, Cristoforo, io ho selezionato sei episodi. Calcio da fermo, qua c'è il gol annullato. Non ricordo bene, fuorigioco netto, tra l'altro se guardi bene l'immagine, Giannis che dove sta schierata a zona l'Avellino. Però ho fatto il fermo immagine, guarda. In quel caso Giannis, che è responsabile della zona dell'uomo che poi va a colpire e mette la palla in porta,
si ferma prima proprio perché guarda, lo vede partire, lo guarda con la coda dell'occhio e lo vede partire in anticipo rispetto alla linea dell'Avellino, che è stata perfetta perché è partita proprio come parte la palla e va verso il portiere. Infatti, se andiamo avanti l'immagine, io si vede, l'ho bloccata proprio per si vede Yanes che alza il braccio prima che l'attaccante colpisca la palla, guarda, proprio perché sapeva che stava in fuorigioco. Sì. Abbiamo la fortuna che Guardalino sia anche lì, perché a volte succede anche che un po' di ritardo su quelle è stato bravo, ma devo dire la verità, poche proteste anche da parte è evidentissima la posizione, che poi il Guardalino è aiutato dalla linea della rivolta. Si vede proprio già occhio. È semplice da vedere questo fuorigioco. Perché l'Avellino ha tenuto bene il campo, non pressava alto, però faceva grande densità nella propria metà campo con tanti uomini. Lo stesso Alfa Game si è abbassato spesso sotto la linea della palla, sì. E ha fatto una partita aiutando benissimo il centrocampo, anche perché nel calcio moderno è impensabile che l'attaccante non faccia la fase di non possesso, soprattutto quando la squadra è rimaneggiata ed è in difficoltà. E qua c'è un errore purtroppo grave. Allora, però andrei prima al secondo episodio, sì. Eccolo qua, c'è il solito scambio Bombaggi-Magnani e si ritrova davanti a Tonti che la tocca, non la tocca, insomma, però. E qua secondo me, io l'ho rivista 3-4 volte questa situazione per capire bene, c'è un doppio errore, sia di Yanes che di Morero, ti spiego perché. Allora, se andiamo a vedere, fermiamo un attimo l'immagine qua, su questa palla Yanes sta marcando la linea d'anticipo, sì. Se lo guardi lo prende all'esterno perché marca la linea d'anticipo, che è una tipica marcatura del difensore della difesa a 3 perché forza l'anticipo, però c'è un problema, che lui e Morero stanno 2 contro 2 sostanzialmente, quindi c'è un errore di comunicazione perché Morero gli avrebbe dovuto dire di non marcare la linea d'anticipo ma di marcare all'interno. Poi c'è l'altro attaccante che va incontro, Morero si fa trascinare e alla fine prendono fuori tutte e due praticamente, uno perché marcava la linea d'anticipo e Morero perché, vedi, scappa dietro quando l'altro attaccante viene fuori. Là, se Yanes avesse marcato la linea in attesa. Morero usciva e Bertolo. Avesse stretto, sta palla non passava mai, la prendeva Bertolo in petto, cosa ecco, che deve fare il difensore. È un errore che per la verità abbiamo commesso anche... E secondo me, ti ripeto, l'errore grande è di comunicazione, perché Morero che vede da dietro doveva avvisare Yanes di non marcare la linea d'anticipo. Sono cose che in campo Pasquale lo sa meglio. Vabbè, ma giocano per la prima volta anche insieme tutte e due, perché più o meno era la prima volta che Bertolo entrava in questa linea, sicuramente era la prima volta. Terzo episodio, Salva Parisi sulla linea. Salva Parisi, però manteneva in gioco, esatto, un errore di Parisi. Esatto, manteneva già in gioco qua l'errore è proprio di lettura da parte del ragazzo, perché in pratica sulla difesa schierata sulla linea lui cerca di assorbire il taglio, ma in realtà prima che parta la palla, se l'avversario sta già dietro la linea difensiva, lui si deve fermare, lo accompagna e poi lo lascia. Cercando di uscire, ma non esce velocemente. Sta troppo dietro per uscire. Là si deve fermare, lo accompagna fino a un certo punto, come arriva sulla linea si ferma. Invece lui ha continuato ad andare, è un errore tipico di inesperienza questo. Sì. Poi rimedia perché riesce comunque, grazie anche all'errore dell'attaccante che cicca la palla completamente sostanzialmente. Sì. È così. Passiamo al secondo tempo. Secondo tempo Avino cambia modulo, passa al 3-5-2 con Rossetti al posto di Evangelista, fino a qua arriva l'episodio del calcio di rigore. E questo mi dispiace dire, ma è un altro errore gravissimo, perché sì, l'abbiamo già visto altre volte, l'Avellino fa la risalita. Però se guardi, la palla era profonda e c'è Bertolo che va fuori dal campo. In quel caso Bertolo è come se stesse sulla linea, pure se va fuori dal campo, perché non è che uscendo dal campo esce dal tenere in gioco gli altri. E lì la difesa non deve risalire. O rimane fuori, deve rimanere anche fuori. Può stare anche Stare fuori, perché per regolamento è come se stesse sulla linea. Quindi che avrebbe dovuto fare? Devono prendere la marcatura, non devono uscire. Devono rimanere ognuno in marcatura sul suo uomo, perché non possono fare la risalita, perché Bertolo non riuscirà mai a risalire, fa 16 metri di campo. E questo è l'errore di posizione. E poi dopo c'è l'errore successivo. Il contatto, vediamo, Morero, Bombardi. Cioè qua, gli mette le mani, comunque gli mette le mani sul collo, vedi? E la cosa strana è che un giocatore di quell'esperienza, cioè deve, l'avversario stoppa di spalle alla porta, possiamo discutere quanto abbia inciso quella spinta o meno, ma questa è una grande parata. Qua invece lo chiedo a te da portiere, questa è una grande parata. È una grande parata perché è più un rigore, poche volte dico che è un rigore parato, che non questo, questo è una grande parata. È stato bravo veramente. Partito poi bene. Lui ex come di vanto.
e fino a qua c'erano rimasti gli ultimi due episodi. Allora loro hanno reclamato un altro calcio di rigore poco prima del 90esimo per questo fallo di Indianes, no, il braccio attaccato, che esce, c'è pure da discutere se è in aria o non in aria, come quando si gira e è attaccato al corpo il braccio, si gira, vedi, non è il rigore, porta anche le mani verso il corpo per proteggersi, no? Sì. Poi bisogna capire se l'ha preso sotto il gomito, se l'ha preso sull'avambraccio, è sempre difficile vedere queste situazioni. Oramai. Ecco, in Serie A si riesce a vedere perché c'è il VAR, lo vedono 100 volte, yes. Però in questa situazione secondo me l'arbitro ha fatto bene. Non perdonatemi la battuta, ma qua veramente l'abbiamo preso invece. Ecco qua il gol. C'è stato un errore, Marco. Secondo me anche il portiere. Quella palla è del portiere. Dice che c'è stato più di un errore da parte più di un singolo. Quella palla è del portiere. No, all'ultimo minuto il portiere deve uscire e deve pulire l'area. Il problema, secondo me, gli hanno portato troppi uomini addosso e si sono concentrate troppe persone sulla linea del primo palo. Il blocco gliel'hanno fatto, però noi partiamo da Di Paolo Antonio che siamo piazzati bene sostanzialmente. Rossetti, però non facciamo soprattutto quello che io fare. Avevo visto in fase normale. Problema, io, allora lì si è pensato molto a spingere e a tenere e non guardare la palla. Sì. Perché lì non si è guardata la palla. Vedi, si è pensato molto a tenersi perché era quasi finita. Però lì. Però quella è una palla. Anche il portiere, è una palla del portiere. Tra l'altro, la verità, lì deve uscire. Lì, dopo che hai parato il rigore. Io quando mi sentivo a pallettoni ero carichissimo, lì con i pugni si esce e si spacca tutto, si può anche dare una mano alla difesa dopo che per 90 minuti giustamente, però ci sta ragazzi, ci sta, peccato, calcio è peccato perché portavi a casa un punto importante anche per la classifica, però ci sta. Cristoforo, c'è qualcosa che non ti convince? No, sicuramente il portiere deve uscire e deve pulire l'area, si deve prendere la responsabilità anche perché è una palla che passa nell'area piccola, quindi in quella situazione con tutto quel traffico che c'era e quel caos poteva uscire lui tranquillamente, anche perché presumo se l'avessero toccato l'arbitro avrebbe fischiato una punizione. Per cui il problema è che poi l'Avellino c'ha 4 giocatori a zona secondo me, che sono Parisi a 9,15 metri, c'ha Albadoro sul vertice, c'ha Laezza sul secondo palo di posizione e Di Paolo Antonio al limite dell'area. Cioè abbiamo schierato un plotone. Poi c'ha un uomo che secondo me è alla ricerca della palla, che è Alfa Game, sì. E gli altri stanno a uomo. Il problema è che a uomo Rossetto è fermo. E l'uomo che va a calciare, che poi fa gol, parte senza l'opposizione di nessun avversario, cioè arriva dritto per dritto in area di rigore al 90esimo, è un errore di disattenzione secondo me. Va bene, allora ricolleghiamoci un attimo con Sabino e con Silvino, vediamo, non ci sono ancora, ok, allora tra poco ci ricollegheremo con loro. E allora, poiché poi nella seconda parte abbiamo Martone, abbiamo Mazza, ci andiamo a vedere, abbiamo parlato di portieri, di partite, di tutto. Pasquale, andiamo a vedere insieme questo servizio di Maria Stanco dedicato a Tonti e me lo commenti tu. La solitudine dei portieri andrebbe studiata, compresa ed applaudita a volte. Un atleta particolare che vive la partita differentemente dagli altri, si allena diversamente dagli altri, esulta lontano dagli altri. Una solitudine di cui spesso si soffre, ma a volte ti carica, ti dà il tempo di pensare e studiare le strategie d'azione. Alessandro Tonti ieri avrà riflettuto molto. La settimana passata non è stata semplice. Le sirene di mercato porteranno ad Avellino un diretto concorrente che si candida a rubargli la maglia da titolare. Andrea Dini è portiere quotato, è dietro l'angolo e già sembra arruolato. Tonti in questa stagione è già stato in bilico e l'ha spuntata. All'inizio di questo campionato lui e Dabibi si sono spesso giocati una maglia da titolare, prima nella gestione Ignoffo, poi in quella Capuano. A volte ce l'ha fatta, a volte no. In un valzer banchine che ha dato non poca instabilità alla squadra. Tonti, al pari di Abibi, non ha mai alzato la voce, puntato il dito o provato ad imporsi. Ha lavorato, ha sudato e si è impegnato. E contro il Teramo, sua ex squadra, ha dato una grande prova di personalità e professionalità. Buone uscite, un rigore parato e tanta voglia di mettersi in mostra, al di là di qualche responsabilità sul gol incassato. Ma la questione centrale è un'altra. Questo ragazzo ha deciso di mettersi in gioco e di non arrendersi alle logiche che vorrebbero Dini come preferito di Capuano. Ha imbracciato i guantoni ed ha parato via i dubbi, mettendo positivamente nei guai l'allenatore
allenatore di Pesco Pagano. La solitudine del portiere fa anche questo, regala a chi vive il tempo di meditare e di sperare che alla prossima partita la scena sia finalmente sua. Allora Pasquale, mi sembrava corretto, anche rivedendo un po' i numeri che ci fa vedere Michele. Come io l'ho fatto questo ruolo, ed affascinante, questo è un ruolo affascinante, però anche in quel momento che ti fa l'errore, purtroppo il portiere viene sempre giudicato. Se l'attaccante sbaglia un gol ci si dimentica, ma se il portiere fa una papera uno se lo ricorda per la vita, no? Lui si sta togliendo delle belle soddisfazioni, perché inconsciamente, anche io, quando sentivo che arrivava un altro portiere, ti viene quella carica da dentro per dimostrare e per far sì, per vedere, adesso ti faccio vedere io chi sono. Certo. Ma è normale, a me fa piacere, perché tu ti ricordi, ne abbiamo sempre parlato, quando uno si alternavano, non si sentiva nessuno dei due titolare. Sì, certo. Allora lui oggi si sta dando delle belle soddisfazioni, io mi auguro che continui così, prima di tutto per lui stesso, perché poi l'ha dimostrato, questo è uno che ha giocato e ha vinto anche qualche campionato, non è che hanno vinto qualche campionato, ha dimostrato il valore suo. Mi auguro adesso che, giustamente, ci vuole il portiere, ci vuole anche un altro portiere, però adesso che non viene accantonato, perché arriva Dini, spero che arrivi Dini. Chi merita il mister, sicuramente una persona competente, conosce. E come sa chi deve far giocare, sicuramente il grande Mario Pica che ci segue dalla Sardegna. Allora, prima di andare da Sabino, leggo qualche messaggio dalla diretta. Vincenzo Ponte saluta tutti. Marco Evangelista, Titti, voglio che la dirigenza prenda due attaccanti, lo chiederemo. Ma a Martone anche uno in questo momento, almeno per arrangiare un po'. Il gol del Teramo, Vincenzo Ponte, se lo rivedete è stato un regalo della nostra difesa, che se lo sono proprio dimenticati. Erano 2 anni e mezzo che Capuano non prendeva gol su punizione. Vincenzo da Castel San Giorgio, serve un attaccante come il pane. Martone penso che ci stia sentendo, e non solo lui. Capuano un errore l'ha fatto, Marco Evangelista, non schierando Zullo dal primo minuto. Franco Mainolfi, buonasera a tutti, un saluto a Nicola. Voglio dire solamente che siamo al 20 di gennaio e non abbiamo ancora preso una punta, ci vuole una punta. Buonasera. Una punta da doppia cifra, Siracusa. Vabbè, Franco Mainolfi, non lo so, un po' confusionario. Sabino, allora, sei nel covo dei South Boys a Mercogliano, dici tutto, raccontaci un po' chi sono i tuoi ospiti. Sì, Titti, sono qui con i ragazzi a Mercogliano e parlavamo proprio della partita di ieri e della prestazione di Tonti. Nicola, Tonti ieri ha dimostrato di essere un valido portiere, ha fatto una buona prestazione, forse l'arrivo di Dini ha caricato questo ragazzo? Penso che l'ha motivato molto, perché ha dato il meglio di sé, ha fatto una bella partita e io auguro un in bocca al lupo sia a Dini, che deve arrivare, sia a Tom. Sei contento dell'arrivo di Dini? Proprio di sì, credo di sì, che un grandissimo portiere può dare molto all'Avellino, può dare esperienza, può dare di tutto, è un portiere validissimo. Allora, parlavamo di questa sconfitta di ieri che ha lasciato l'amaro in bocca. Sicuramente è stata una sconfitta che ha lasciato l'amaro in bocca, perché io penso che se l'Avellino avrebbe affrontato con qualche giocatore in più questa partita di ieri, sicuramente non la perdeva e avremmo portato a casa qualche punto in più. Diamo fiducia alla società, però se servirà una punta il più presto possibile. È un Avellino comunque da elogiare, visto che la coperta è cortissima in questo momento. Guarda, ma ti dico di più, è molto, molto di più da elogiare questo Avellino, perché guarda, con la squadra che abbiamo e con la società che ci ritroviamo tuttora, con vari problemi ancora da risolvere, questi ragazzi vanno soltanto incoraggiati, e io credo che questo sia un anno di transizione, e purtroppo più che puntare ai playoff, e poi i playoff è una lotteria, e
come viene, così ce la prendiamo. Però più che fare un grande applauso a questi ragazzi che ieri hanno combattuto e nonostante tutto al 90esimo hanno perso una bella partita e potevamo portare un punto a casa da Teramo, ci rifaremo e noi siamo sempre qui a sostenere l'Avellino. Sabino, come si chiama il tuo amico, il ragazzo? Silvina, che cosa vuoi dire? Sabino, ascoltami. Ma quando ti parlo, Sabino, ieri, comunque il calcio è fatto di episodi, poi Titti, dimmi. Allora, stavo dicendo, cerca di ascoltarmi, c'hai anche le auricolari, il ragazzo che stava a fianco a te, come si chiama? Quale dei tre? L'ultimo che hai intervistato. Saspaz, eccolo qua, è lui. Cosa gli vuoi chiedere, Titti? Ho detto come si chiama, Sabbi, sei sintonizzato. Io arrivo un po' in ritardo. Titti voleva sapere come ti chiami. Nicola. Allora, Nicola. Volevo dire a Nicola che secondo me ha centrato. Ci sono tanti Nicola qua, Titti. Ok, Nicola ha centrato perfettamente quello che secondo me è un po' il pensiero della società. Poi vedremo Martone se dirà se Nicola ha ragione oppure no. Nel senso, non di non andare a fare i playoff, Marco, ma secondo me che non ci saranno investimenti pazzi in attesa del prossimo campionato. Sì, secondo me. Chiediamo di dare. Ok, questo volevo dobbiamo dire. Dobbiamo andare in pubblicità, andare dopo la riprendiamo. Noi chiediamo semplicemente di dare a Capuano la parvenza. Assolutamente, di assolutamente. Perché, no, però, ma io ti dirò di più. La partita non te la giochi. Dirò di più, parvenza di un attaccante, un centrocampista e un esterno. Io pretendo ancora di più. Nicola Dionisio, pretendiamo troppo? Ma guarda, se l'obiettivo è la salvezza, è chiaro che va bene anche questa squadra con qualche ragazzo, io prenderei più qualche ragazzo in prospettiva, quindi per l'anno prossimo. Sì. Ma oggi, se devo buttare dei soldi per salvarmi, intanto diciamoci la verità, le squadre che stanno dietro, c'è una differenza notevole tra le squadre che stanno lottando e che stanno in piena zona retrocessione e l'Avellino. Nonostante l'Avellino non ha un organico molto forte, perché a Avellino mancano proprio giocatori, non è che mancano i giocatori, è numericamente, mancano proprio numericamente, perché però io sono d'accordo che a questo punto è inutile buttare soldi da uomo, cioè, di fare azienda, degli interventi da uomo di azienda, io lavoro direi in prospettiva. Sì, dobbiamo andare subito in dopo pubblicità. La pubblicità analizziamo come pubblicità, stiamo lavorando pubblicità, Martone ci darà le risposte poco. Imperdibile! Solo da Casa Trend sono iniziati i saldi di qualità. Su tutte le proposte in esposizione, sconti fino al 50%. I principali marchi italiani dell'arredamento a prezzi super convenienti. Non perdere l'occasione. L'offerta è limitata ed è fino ad esaurimento merci. Qualità, convenienza, professionalità. Casa Trend, via Scandone 42, a Tripalda, 0825 61 0096, www.casatrend.it. Design. Nel rinnovato showroom di via Nicola Sant'Angelo a Mercogliano propone qualità e convenienza per numerose soluzioni d'arredo: divani, salotti, camere da letto, cucine lineari, mobili dal design contemporaneo ricchi di dettagli che ne esaltano la funzionalità e lo stile. Di Interni Home Design, una nuova esposizione nell'ampia sede di via Nicola Sant'Angelo a Mercogliano.
Stefano Vacca Fotografo, con grande passione e professionalità, realizza opere d'arte fotografica trasformando ricordi in emozioni. Lo studio fotografico di Stefano Vacca, tecnologico e confortevole, è la meta degli sposi che vogliono vivere il giorno più bello con gioia e spontaneità. Arte fotografica e passione per raccontare storie d'amore. Stefano Vacca Fotografo, in via dei Concili ad Avellino. Ritrova il sorriso alla Casa di Cura Santa Rita ad Atripalda. In poche ore con il dottor Gianfranco Galasso, tutor e relatore Isomed, implantologia dentale a carico immediato, per risolvere in maniera sicura e conveniente la mancanza di uno o più denti. In sala operatoria, con l'anestesista, impianti al titanio Isomed, italiani e garantiti 10 anni. Risolvi con noi i tuoi problemi di apnee notturne o inestetismi con l'ortodonzia invisibile, senza l'imbarazzo di un apparecchio vistoso. Non rinunciare alla perfetta condizione della tua bocca. Prenota subito il tuo consulto gratuito. Mobili Fiore, dal 1968, mette a vostra disposizione mobili di qualità a prezzi convenienti, soluzioni e progetti personalizzati, servizio post vendita affidabile e concreto e la grande qualità di arredi made in Italy. Mobili Fiore mette a disposizione professionalità e competenza per arredare la vostra casa con qualità e convenienza. Mobili Fiore, una passione di famiglia, dal 1968, in via Provinciale a Forino. Allora, rieccoci. Speriamo che il collegamento con Martone funziona, visto che quello con Sandrina abbiamo qualche problema. Buonasera, direttore. Buonasera. È squillante. È squillante. È carico, direttore? Sì, siamo sempre carichi. Meno male. Buonasera, direttore. Pasquale Visconti. Vabbè, c'è... Sì, Pasquale. Penso che ci stia seguendo. Direttore, comunque c'è Cristoforo Barbato, Nicola Dionisio e Pasquale Visconti, che la salutano. Ciao, direttore. Allora, da dove vogliamo partire? Partiamo da ieri, cioè da un brevissimo commento sulla partita e dall'arrivo di Izzillo. Le faccio queste prime due domande. Sì, allora, per quanto riguarda la partita di ieri sera, c'è stata per me una bellissima partita, perché ho visto i ragazzi, soprattutto sull'atteggiamento, eseguire tutti gli ordini di Capuano. C'è stata veramente una bella partita, al di là delle occasioni da rete, anche se il Teramo come qualità aveva qualcosa in più, però è stata la partita preparata da Capuano e più di quello che hanno fatto non si poteva fare, quindi sono contentissimo e ho ringraziato ogni singolo giocatore, perché almeno si è visto che hanno onorato la maglia, hanno sudato e hanno lottato nonostante le tante difficoltà che il mister Capuano ha quotidianamente. Poi per quanto riguarda l'arrivo di Zillo, era un giocatore che già avevamo individuato da 3-4 giorni, aveva problemi un po' societari lui col Pisa, perché doveva risolvere alcune cose, e speravamo di averlo per Teramo, però è arrivato oggi e siamo contenti. È un investimento anche il prossimo anno, 6 mesi più opzione? No, diciamo che è un accordo solo per 6 mesi, e c'è una parola, però sono quelle strette di mano, ma su carta non c'è niente, quindi... È un giocatore che viene da noi per 6 mesi e lui avrebbe anche un accordo futuro poi con di nuovo col Pisa, non so, alcune cose burocratiche l'ho, però bene. Oggi è solo 6 mesi. Oggi solo 6 mesi. Invece per il resto delle trattative si fa un gran parlare di Dini, ha fatto cenno anche Capuano. Siamo allo scambio o c'è qualche intromissione tipo Pescara in mezzo nelle ultime ore? No, con Dini già abbiamo un accordo da 7-8 giorni, da quello che sapete noi il mercato è stato sbloccato appena venerdì, cioè quindi venerdì abbiamo tesserato a Bertola e poi dopo ci siamo messi subito di nuovo a chiamare, però
quello che io voglio far capire è che durante le partite della domenica parlare anche di uscite e di entrate possono destabilizzare anche i giocatori, quindi togliendo questi due giorni devi lavorare sotto traccia durante i giorni della settimana e vedere cosa puoi fare. Quindi fondamentalmente con Dini abbiamo chiuso da 7-8 giorni, stasera abbiamo mandato i contratti, li sta controllando il procuratore e penso che al 99% è fatto. Ok. Direttore, le volevo chiedere, poiché ora, insomma, dopo la prima sconfitta, poi c'è sempre un po' di non polemica, perché alla fine, insomma, la partita di ieri è stata, nonostante le difficoltà, giocata a un ottimo livello dall'Avellino. Ci fa un po' chiarezza su quelli che sono gli obiettivi di mercato, cioè lei, Musa, Izzo, Circelli, che obiettivi vi siete posti? Li ripetiamo un attimo con molta chiarezza e molta serenità. Per fare che cosa e quanti altri giocatori arriveranno? Allora, ripeto, a parte che la squadra sta lottando e sta onorando quelli che sono gli obiettivi, perché questa squadra si è detto dal primo giorno che si doveva salvare, e sull'altro lato si doveva salvare anche la società a livello economico, visto i problemi finanziari. Quindi che cosa la società che è arrivata ha stilato un programma che ho già ben ripetuto in conferenza stampa. Noi dovevamo, tra virgolette, puntellare questa rosa, e l'abbiamo fatto con il primo giocatore, che è un centro-sinistro che abbiamo preso, Bertolo, dove mancava un sinistro di squadra, e poi il mister voleva un centrocampista perché infortunio di Silvestri, e si doveva lavorare su una punta. Cioè questi erano i tre obiettivi principali. Poi dopo il mister voleva un portiere, giusto perché c'è stato un po', diciamo, l'esclusione di Abibi, e abbiamo lavorato su questi quattro ruoli principali per Capuano. Insomma, la società gli obiettivi che ha sempre detto è quello di, prima di tutto, strutturare la società e poi pensare al risultato del campo. Per quanto riguarda il risultato del campo, io ho sempre detto di cercare di fare una salvezza tranquilla, e se si possono arrivare ai playoff e giocarceli, visto che una squadra che gioca tra virgolette sulle ali dell'entusiasmo e con l'esperienza di Capuano. Però dire che questa proprietà ha promesso di puntare in alto almeno quest'anno, io non l'ho mai detto. Quindi dobbiamo tenere i piedi per terra, ci sono tanti problemi societari e dobbiamo puntare a strutturare prima la società, a risanarla, e poi l'anno prossimo si può puntare a qualcosa in più. Direttore, tanti problemi societari, si riferisce a situazioni ereditate o struttura da rifare del tutto ex novo? Sia ereditate e sia le nostre quotidiane, perché non è che noi eravamo preparati a un campionato importante, a una struttura societaria nuova, ha degli obiettivi da cambiare nell'arco di 30 giorni. Quindi si è lavorato, io sono da 30 giorni, ho visto un solo allenamento. Okay. Ho lavorato prima con strutturare la società, portando Tommaso, confermando Cristian, ho dovuto rinnovare Capuano, il suo secondo, aggiustare qualche contratto, prendere qualche dipendente in più, lavorare un po' sul settore giovanile. Quindi si è lavorato H24. Volevo sapere se tra gli altri giocatori che arrivano, quindi abbiamo detto per ora difensore, portiere richiesto da Capuano, attaccante e centrocampista. Era un po' l'ossatura centrale che chiedeva, esatto, il mister. E il centrocampista, e poi abbiamo lavorato sull'esterno, sì, che è Rizzo, che abbiamo chiuso già con Livorno da 6-7 giorni, però hanno anche loro avuto un cambiamento societario e adesso sto aspettando col direttore Cozzella che mi dia l'ok. Quindi ieri è stato richiamato di nuovo, loro dopo il pareggio 4-4 in casa che hanno fatto con l'Entella stanno valutando, però già c'è l'accordo economico, così come c'era già l'accordo economico con Fedato, che poi alla fine il Gozzano ha deciso di non darlo. Quindi non si tratta che l'Avellino non ha preso giocatori, quei giocatori dove ha chiuso già gli accordi dell'ingaggio con i propri procuratori, oggi le squadre non li danno. Evacuo, Matarrese, Tribuzzi, l'attaccante, sono l'attaccante centrale. Ci faccia sognare, direttore, no, dai, ci faccia sognare. Allora, l'unico nome che io
si trovava qui in vacanza dalla famiglia, è stato sì. felice vago. Ci siamo fatti una chiacchierata, lui ha manifestato l'intenzione di interessargli questo progetto e ci siamo lasciati con una chiacchierata, ma non abbiamo mai parlato di cifre, mai parlato di nulla, è stata solo una chiacchierata. E poi abbiamo fatto una richiesta al Frosinone lavorando su Tribuzzi e Matarrese, perché come detto in conferenza stampa vorremmo lavorare anche un po' sul minutaggio, sì. ma oggi risulta difficile perché gli under importanti non è che te li danno al mercato di gennaio, sì. quindi noi vorremmo lavorare anche un po' sul minutaggio, ma non vuol dire fare il minutaggio tanto per farlo, bisogna trovare anche dei giocatori importanti per fare il minutaggio. Oggi abbiamo anche una rosa dove, dispiace dirlo, ma non c'è una richiesta per un giocatore, quindi si fa fatica anche a farli uscire qualcuno, e non è che possiamo pensare solo di prendere, che poi il direttore è bravo a prenderli, ma è ancora più bravo a mandarli a sistemarli, a casa, certo. Eppure dovevano essere calciatori al minimo federale, ma a quanto pare hanno degli inganni. No, di giocatori al minimo federale in questa rosa ce ne sono solo due. Cioè, quindi fondamentalmente il contratto più basso non è il minimo federale, quindi sono addirittura ci sono dei valorizzati che vanno al minutaggio e si fa fatica a darli via perché non è un una valorizzazione secca, ma in base al minutaggio, quindi fare anche degli scambi risulta difficile. Risulta difficile. Ci stanno chiedendo, perché lei ha fatto riferimento prima a questo contratto particolare con Izzillo, insomma Parola, altro, perché contratti soltanto di 6 mesi? È contratto di 6 mesi perché il ragazzo abbiamo anche tra virgolette visto che veniva da 6 mesi di inattività, quindi oggi si lavora anche per il bene dell'Avellino, e fare biennali e triennali a giocatori adesso in questo momento che o si devono riscattare o devono tra virgolette mettersi in carreggiata, per il bene dell'Avellino si lavora a 6 mesi e massimo qualcuno con un altro anno di contratto, però noi stiamo lavorando a 6 mesi proprio perché in virtù dell'anno prossimo vorremmo avere campo libero per poter fare una squadra come piace a noi, quindi è inutile ingolfare l'Avellino con dei contratti giusto per prenderli e poi piangerci addosso l'anno prossimo. Una squadra come piace, a noi dice tutto. Non ho capito? No, una squadra come piace a noi dice tutto, perché chiaramente lei, Musa, Izzo, tutti quelli che sono arrivati hanno trovato già una rosa, un allenatore, già tutto il piatto apparecchiato, ma non come lo volevate la tavola non come la volevate apparecchiare voi, ma questo è... Ma infatti noi oggi stiamo cercando di puntellare quello che secondo il mister e secondo noi mancava, però ogni direttore piace costruire la squadra a modo suo, quindi onde evitare che io per prendere oggi e piangere domani preferisco lavorare su 6 mesi, così come abbiamo fatto anche con Bertolo, poi posso cambiare insomma. Okay. Dove io poi al primo luglio ho 24 scelte mie personali e vedere oggi chi si merita la riconferma per l'Avellino per l'anno prossimo. Dottore, l'ultima domanda le faccio, visto penso sia difficile che domani possa arrivare un attaccante, ma per lo scontro salvezza, diciamo così, contro il Picerno possiamo contare su un arrivo in avanti o aspetteremo le ultime battute? Se non esce nessuno... Diventa prendiamo lo stesso un attaccante. Allora, il discorso è questo qua: l'attaccante deve arrivare a prescindere da chi esce o chi non esce, perché abbiamo detto che era un ruolo essenziale pure per il mister. Lui sta facendo, a mio avviso, un ottimo lavoro per quello che ha tra le mani, si sta inventando di tutto, e va lodato su questo, perché il mister sa come la penso io e gli è stato sempre parlato chiaro. È normale che abbiamo avuto anche uno stop di 10 giorni, 7, non ricordo bene, per il fatto del mercato bloccato, e dobbiamo metterci pure nei panni dei giocatori, che è vero che Avellino è una grande piazza, una piazza da Serie A, un grande tifo, però i giocatori quando incominciano a vedere tutte queste situazioni, mercato bloccato, società nuova, si fa fatica anche a lavorare, e questo era anche un alibi che si era creato all'inizio l'Avellino per le situazioni giudiziarie, quindi non vedo perché non è un alibi, non vedo perché non possa essere per noi un ostacolo.
Quindi fondamentalmente stiamo lottando tra tutte queste cose, perché comunque i procuratori, giocatori importanti, spostare per 4 mesi non te lo danno facilmente, a meno che devi lavorare uno scambio. Cioè, adesso io, tanto per fare l'operazione, ad esempio devo fare, che ne so, un'operazione per un attaccante che cerco un esterno, ma mi devo accontentare di quello che è in uscita dalle altre squadre. Quindi fare l'operazione tanto per farlo, preferisco tenere qualche giocatore mio. Le faccio un esempio per restare al mercato, no? Le faccio un esempio. Se c'è la richiesta, prima sapevamo noi personalmente che Caturano chiedeva un triennale, se oggi Caturano chiede 80-90 mila euro per 3-4 mesi, scusa Pasquale, Ravegno dice aspetto, ne prendo un altro, poi a giugno se ne parla, questo è il concetto, no? Pasquale ha azzeccato la mia, diciamo, la nostra politica aziendale. Cioè, io se devo prendere un attaccante 80.000 euro netti, che equivalgono quasi a 140.000 euro lordi, cioè io devo prendere un attaccante che sono quasi 3 mesi, calcolando che finisce i primi di maggio, cioè stiamo pagando un giocatore quasi 40.000 euro al mese. E poi non abbiamo una scrivania, non abbiamo niente, non abbiamo un pulmino, non abbiamo una macchina aziendale. Quindi oggi io penso più a questo lato qua, capisco i tifosi che vogliono sempre che sul tavolo di gioco si vinca, ma questo in primis anche noi. Però noi abbiamo ereditato una situazione veramente spiacevole e dobbiamo capire che questo deve essere l'anno in cui si deve un po' strutturare, non si deve più parlare di debiti, di via dicendo, e quindi dobbiamo con calma prospettare ai tifosi un'annata buona per l'anno prossimo. Vabbè, io gli faccio i complimenti, sì, per la chiarezza. Per la chiarezza che ha, io lo conosco, così bisogna fare, perché lui è chiaro, vedi, non è quelli, lui parla con una semplicità, ti fa capire le cose, perché poi l'appetito viene mangiando, no? Piano piano loro devono aggiustare certe cose, a me piace come ragiona lui, perché anzi, finalmente uno che ti dice le cose in faccia. Esatto, cosa, no, ma cose, io credo poi che... Poi è normale che deve crescere anche lui in questo campo. Direttore, no? Rimanga in linea. Direttore Dionisio, ti chiedo, sì, tu che conosci bene l'ambiente avellinese, sono importanti le parole di Martone perché sono chiare. Chiaro l'obiettivo, chiara la strategia. Ha detto quello che ho detto io prima. Assolutamente. Prima di Aniello io ho detto le stesse cose. Io farei la stessa cosa, ma anche perché adesso è inutile. Buttare soldi non ha senso. L'Avellino comunque si salva anche così com'è. Ripeto, basta aggiungere solo qualche altro calciatore come stanno facendo, ma l'obiettivo è quello e poi ha ragione, perché oggi vincolarsi a giocatori con contratti pluriennali, quelli hanno un costo del lavoro importante. Se li vuoi mandare via, poi comunque complicato. Tu gli devi dare buone uscite, comunque, e loro si adagiano pure. Allora l'Avellino in questo momento è una situazione tranquilla, si deve salvare, si salva. E poi ha detto bene Aniello, perché comunque poi dopo possono fare le scelte che vogliono per senza l'anno vincoli prossimo, per l'anno prossimo, fare la squadra che desiderano per l'obiettivo che avranno. Grazie direttore. Grazie. Io voglio ringraziare il direttore Dionisio perché ha fatto un'analisi e ringrazio che condivide, perché è quella là di un competente di calcio, perché Grazie. Si ragiona così, almeno per... lo so che lui ama l'Avellino e si fanno questi discorsi per il bene dell'Avellino, perché bravo, un altro direttore avrebbe ragionato diversamente, triennali e biennali, e poi sarei andato via a giugno o quando me lo dirà, non so, il risultato sportivo. Per quanto riguarda Pasquale, siamo quasi da 10 giorni che ci dobbiamo vedere, non riusciamo a vederci, e gli chiedo scusa in diretta, cioè perché dovevamo parlare di alcune cose. Quindi fondamentalmente condivido tutte le fai il tuo lavoro, direttore, fai il tuo lavoro, non ti preoccupare. Vabbè, direttore, grazie, bravo, tutto bis. Comunque voglio l'attaccante. Ciao direttore, arrivederci. Va bene, grazie, buona giornata. Arrivederci. Va bene, allora ci andiamo a andiamo a Mercogliano. Vediamo, Sabino lo faccio parlare, vediamo perché sennò c'è l'altro. Che ne pensano delle parole di Martone? Dobbiamo chiedere a Sabino, che dobbiamo fare, Michele Imperiale? Ah, non no, ho capito. Abbiamo staccato un collegamento. Ah, ok. Un altro, cioè Cristoforo, parole di Martone. Chiarissimo. Ha parlato di strutturare la società, che in questo momento penso che sia la priorità, per cui c'è un progetto, che è la cosa più importante. Oggi nel calcio si sente parlare spesso di progetti che poi vengono abortiti dopo 2 mesi, 3 mesi, perché magari i risultati sportivi sul campo non veniri, anche ad alti livelli. Le società che programmano riescono comunque a ottenere poi il risultato sportivo anche a lungo termine. Purtroppo in Italia noi
in ogni ambito, in ogni settore, vogliamo tutto e subito, no? E alla fine però, se si è fortunati ci si riesce anche. Ma senza una programmazione è difficile poi ottenere risultati. È chiaro che vuole sempre sognare, no? Quindi stai nei playoff, dici consolidiamo, miglioriamo, però, giochiamoci la carta già. Però bisogna fare, però bisogna innanzitutto far capire anche ai tifosi che il problema oggi il calcio è cambiato tanto. Diceva il direttore. No, dicevo prima una cosa, poi dopo ti lascio continuare. Il regolamento della Serie C è particolare, non è che vinci il playoff a livello del tuo girone e ti ritrovi in Serie B, poi. Sono 30 squadre che fanno esattamente partita secca, non è facile. Se arriva logori dopo un campionato, no? Perché se giochi fuori, giochi in casa. Perché arrivare sesto, giochi in casa, arrivare nono, decimo. Ok, il discorso: il gioco vale la candela, lo facciamo. Ma se puoi lavorare in prospettiva, dico io, perché è vero, Caturano ti può chiedere 80.000 euro, ma se Caturano magari ce l'hai pure per l'anno prossimo, io. Cerco di trovare un accordo per avere già l'attaccante che in C ti può fare la differenza, capite? Cioè questo dico, matura, ecco. No? Allora magari se prendiamo Izzillo, giustamente Martone mi dice, ma è un periodo che è stato fermo perché sappiamo che quindi se voglio sta capire. Giocando con il Pisa, esatto, perché ha vinto il campionato, ha avuto un inizio di pubalgia, lo diciamo perché è pubblica la cosa, presenza. È stato a Cesenatico, si è curato da 20 giorni, un mese, è rientrato in gruppo, quindi voglio, c'è un voglio capire. Aspettiamo un attimo voglio per, Roma, per vedere. Che è un signor giocatore, no, io l'ho avuto, ci dice un po' che giocatore è. E vi dico che Nicolas è un buon giocatore. Hanno preso un bel centrocampista, grande professionista. Perché io l'ho avuto a Ischia. Giustamente, loro fanno ragionamento che non ha giocato per sei mesi. Lui, anche il ragazzo, viene qua e si gioca la sua carta con la fame e con la sua professionalità che io conosco, si farà valere perché può giocare, abbiamo preso un buon interno giocatore. Destro, sinistro, sì, è un buon giocatore, un jolly, un jolly, un giocatore da centrocampo con piedi buoni, è un buon giocatore. Cioè, parliamoci chiaro, se prendi Dini che lo scorso anno ha vinto il playoff, campionato, se prendi Zillo altrettanto, se mi prendi un attaccante come poteva essere Caturano o lo stesso Evaldo, l'anno prossimo vediamo già. Michele, mi fai vedere le grafiche di Dini e Izzillo, no? Visto che ne abbiamo parlato, e poi andiamo da Sabino, giusto per avere qualche numero, i numeri che piacciono tanto all'ottimo Cristoforo che vive di numeri. Allora, Dini 119 gare giocate, 128 reti subite, 8 ammonizioni, un'espulsione, in C 38 presenze, 31 reti, 3420 minuti giocati e un 96, quindi voglio dire, 96 è giocato, non è che anzi, 120 partite non sono pochi, assolutamente. Deve essere un 96. Vediamo pure Izzillo, 187 reti giocate, 17 reti, anche uno che segna, soprattutto quello che abbia segnato in C, ha fatto 13 reti, 6 assist e 146 presenze ed è un classe 94. C'è il vizietto del sì, gol, ha fatto 7 gol in un anno a Castellammare. No, ce l'ha. Sta bene fisicamente, io ti dico che è un bel giocatore. Andiamo un po' da Sabino, Giannattasio, Silvino, Fabiano, vorrei sentire un po' la voce di Silvino. Sabino, dagli il microfono, fallo sbizzarrire, dai Sabino. Sì. Sentiamo che dice Silvino. Silvino, Titti vuole che ti sbizzarrisci un po'. Titti, ieri è stata una giornata indimenticabile. Io ho visto 2 minuti di partita, veramente, non di più, il rigore parato da... Ma dove sta guardando? E poi, poi stavamo sempre dietro là, birra, che fai? Il freddo che faceva, non si capiva niente. Era un casino. Poi al ritorno che cosa avete fatto? Chi avete accompagnato? A Isernia, poi ci siamo... Sì, al ritorno il papà di Paolo Antonio. Abbiamo fatto una bella, un bel ritorno, veramente. Che ha detto Sabino? Bello. Che ha detto il papà a Isernia con Salvatore Rega, che saluto. Ci siamo, che ha detto il papà di Deval Antonio quando l'ha conosciuto ieri? Abbiamo cantato soltanto, poi non si è capito più niente in quel furgone, là, cantare con il club Vendicano. Insomma, ma infatti siete stati a Giulia Nova. È stata una bellissima, un bellissimo ritorno, ecco qua. Everybody, sì, tutto a posto. Dici, Marco. Sabino, a noi hanno inviato dei tifosi anche dei video, sì, perché so che a Giulianova in particolare hanno pranzato
in un ristorante. Vediamo che ha combinato. Hanno creato un casino incredibile. Vediamo che ha combinato. C'è questa breve clip di Silvino. Vediamola, vediamo che ha combinato ieri. Dice che Giuliano ha fatto molto casino. Vediamo. Sì. Vediamo. Dimmi dove sei. Fai! Dimmi dove. Andiamo incontro al destino, ti do questo cuore sincero, come vorrei solo per te, ma dai che in tuoi occhi c'è un velo, velo, piace mi stringi la mano, mano, mi dici che all'amore tu non l'hai fatto mai, mi dici che all'amore zazza. Mi dici che all'amore zazza, mi dici che all'amore non l'hai fatto mai. Avevamo 15 anni, correvamo sui cavalli, io e lei con due indiani, Dio Sabati, eravamo due cavalli. Scusate, ma sei cattolo, ce la sapete. Se no facciamo Silvino Show. Salutiamo tutti i tifosi che abbiamo visto nell'Arace, Gabriele Caimano, sì, San Benedetto, sì, c'erano da Pesaro. Rimini, da Pesaro. Il direttore di Onisi non lo conoscevi? No, direttore non lo conoscevi? Quando c'ero io non c'era, non l'ho mai conosciuto. Complimenti. È nato da poco il fenomeno Silvino. Sabino, volevi far parlare qualche amico, credo. Sabino, volevamo sapere parole di Martone, commentando che cosa un po' il mercato. Carmine, hai ascoltato le parole del direttore Martone? Sì. Sei contento di questa linea che hanno scelto per quest'anno? Sì, per il momento va bene così, non ci potremmo lamentare, perché è la semplice cosa, con tanti problemi, tante cose, siamo stati un po' incasinati, parliamo così. Però purtroppo, come parla Martone, per noi quello che ci dà adesso va benissimo. Perché se ci prende Vacuo, Tribuzzi, vabbè, perché fino a mo' ci sono stati tanti problemi che purtroppo s'hanno superato. Parliamoci di vediamo un po' come vanno le cose, speriamo bene. Noi c'è fiducia. Siamo qua, sempre, siamo tutti i giorni qua, ci tifiamo, ci piace, la passione nostra è questa, parliamoci di qualsiasi cosa succede, ma fallito, siamo qua, siamo dannati, siamo qua. Qualsiasi cosa, sempre qua, la passione c'è, a match slow work, stiamo qua, speriamo bene, diamo fiducia a questa nuova società, speriamo che vada bene, l'anno prossimo poi Dio pensa, perché quest'anno è andata così, De Cesare ci affannò. Va bene, ogni tanto il passato. Allora, tu cosa ne ritorna? Pensi delle parole del direttore Martone? Io non è che mi dissocio, però non voglio essere neanche polemico, voglio credergli, però per questo cimelio che ho, che è dal 78, da 15 anni a questa parte vedo tutte trasmissioni con belle parole, che ci promettono che a gennaio arrivano calciatori, poi all'improvviso forse il freddo, si congelano, non lo so perché. Io ho fiducia, spero che questa volta Martone, il DC, direttore sportivo, ci dà una bella soddisfazione. Però voglio aspettare, perché di queste cose ne ho sentite tante. Tante società sono arrivate ad Avellino che hanno cantato vittoria. Prima dice Trapattoni, ma non Trapattoni, i nostri vecchi hanno imparato. Se non hai il gatto nel sacco, non puoi dire che l'hai fatto. Grazie Sabino, grazie. Allora torniamo in studio. Titti, Marco, avete domande? No, dobbiamo andare in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Prima della pubblicità però andiamo, non so dove, perché lui ci porta sempre in posti meravigliosi della città, con il maestro Salvatore Mazza, la sua materia dei sogni, il protagonista è Moreno Roggi. Maestro Mazza. Thank you.
San Siro festeggia il debutto in A dell'Avellino. Si pensa, chissà perché, ad una squadra materasso e si scopre invece gente che corre. C'è stato un tempo che l'Avellino era considerata la squadra simpatia per antonomasia, che attraeva per essere la matricola terribile, la piccola che faceva tremare le grandi. Ma a noi questo importava poco, perché eravamo e siamo innamorati di quella meravigliosa maglia. Chi ha conosciuto l'Avellino nel corso della sua storia calcistica ricorda il primo anno in Serie A, 1978-1979. Il mio battesimo nel calcio con il mio papà. Proprio da lì è incominciato il mio amore. Campo neutro, Stadio San Paolo di Napoli, 8 ottobre 1978, Avellino Lazio. In campo c'erano già tanti di quella squadra meravigliosa che avrebbe strabiliato. E c'eri anche tu, Moreno Roggi. Nativo di San Miniato, baffo anni 70 e capelli ricci. 5 anni con la Fiorentina di Antonioni, desisti, desolati. E poi con il mio Avellino. Solo 9 presenze, ma sei stato nella mia formazione di quel giorno. Straordinaria. Per me bambino. Anche se è triste per la sconfitta. Formazione che sapevo a menadito e che ha segnato la mia iniziazione come tifoso del Lupo. Piotti, Reali, Boscolo, Piga, Cattaneo, Roggi, Massa, Galasso, al 57esimo Tacchi, De Ponti, Lombardi, Tosetto. Questa è la formazione di quella mia partita. Poi c'erano il grande di Somma, Romano, l'altro fratello Piga, Casale, Cavalieri, La Palma, Beruato. Moreno, ultima partita in Serie A a 24 anni. Roma-Avellino 2-1, poi il tuo stop per infortunio dopo quello serio di qualche anno prima, e da lì grande carriera, prima da DS e poi procuratore. Sai Moreno, noi siamo avellinesi, noi siamo irpini e amiamo incondizionatamente. E chi ama o ha amato, non dimentica. Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticarla. Forza Lupi, sempre. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte. Si è rifatto solo Avellino giocando soltanto 10 minuti nella ripresa. Ha vinto per 2-1, ma l'Avellino esce a testa alta dall'Olimpico. Amo la passione. Es la historia de un amor como no hay otro. Sugli sviluppi del contropiede era l'Avellino ad assediare la porta avversaria e ci provavano prima Tosetto, quindi Lombardi, su cui Tito Conti era bravo a sventare in angolo, e infine Roggi, che a volo mandava di poco al lato. Sin tu amor no vivire. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, que Dios hizo quererte para hacerme sufrir. Si svegli, maestro. Maestro.
dei miei sogni si può dire tutto, tranne che sono bugie. L'Avellino si ama incondizionatamente. Pubblicità. Osteria rivisitata in chiave 3.0, 49 Carneria Campana, dove poter gustare le ricette tradizionali partenopee e irpine, il vero ragù napoletano, la genovese tradizionale, ma anche ricette moderne, carni selezionate sapientemente, frollate e cucinate per esaltarne tutti i sapori, un vasto menù, formaggi e salumi di qualità eccellente, completa il viaggio nel gusto, una cantina ricca di etichette pregiate, per poter vivere una sublime esperienza di gusto. 49 Carneria Campana, in via Nazionale a Torrette di Mercogliano. Il Centro Acustica Erpinia dei Dottori Aletta, in occasione del 30° anniversario della sua attività, presenta in esclusiva l'ultima innovazione in campo acustico. I nuovi apparecchi ricaricabili per dire addio al fastidioso uso delle batterie, che garantiscono 24 ore di ascolto con una sola ricarica. Dopo un'accurata visita audiometrica, i Dottori Aletta sapranno proporvi una soluzione su misura adatta a risolvere ogni problema di udito. I nuovi apparecchi digitali sono tutti dotati della nuova tecnologia HD Wireless per parlare al telefono in modo chiaro senza accessori aggiuntivi. Ad Avellino, in corso Vittorio Emanuele, Acustica Erpinia, perché sentire è vivere. Roberto Arredamenti, da 50 anni arreda ambienti con qualità e design, selezionando mobili e complementi d'arredo di classe. Un elegante showroom di 2000 metri quadri dove scegliere soluzioni ed idee per soddisfare ogni richiesta con prezzi trasparenti, professionalità, serietà e un'equipe di esperti per progettare le vostre case con stile, esclusività ed originalità. Roberto Arredamenti, in via Appia da Tripalda, un nuovo modo per arredare la vostra casa. Da Cerrone sono partiti i saldi! E che saldi! Una grande svendita di pellicce e abbigliamento dal 20 al 50%. Capi delle ultime collezioni. Un'occasione da non perdere per vestire con stile ed eleganza a prezzi convenienti. Cerrone, alta moda e pellicceria, in via Dalmazia ad Avellino. Ritrova il sorriso alla Casa di Cura Santa Rita da Tripalda. In poche ore con il dottor Gianfranco Galasso, tutor e relatore Isomed, implantologia dentale a carico immediato, per risolvere in maniera sicura e conveniente la mancanza di uno o più denti. In sala operatoria, con l'anestesista e impianti al titanio Isomed, italiani e garantiti 10 anni. Risolvi con noi i tuoi problemi di apnee notturne o inestetismi con l'ortodonzia invisibile, senza l'imbarazzo di un apparecchio vistoso. Non rinunciare alla perfetta condizione della tua bocca. Prenota subito il tuo consulto gratuito. Dalla passione tutta irpina per l'antica produzione dei grani nasce Irpinia Cibus, una rete di imprese che, rispettando i naturali tempi del grano, produce farine e pasta trafilata al bronzo a lenta essiccazione. Facendo scorrere naturalmente il ciclo vitale del grano, dalla semina alla raccolta, Irpinia Cibus permette al consumatore di avere un prodotto naturale, unico ed autentico. Irpinia Cibus, in via Marconi, a Lioni, www.irpiniacibus.it.
Luciano Carenza, abbigliamento accessori uomo firmati, tutto al 50%. 50 marchi come Roberto Cavalli, Henry Cottons, Invicta, Trussardi, Gabardine, Marina Yachting, Manuel Ritz, Le Copen. In continua evoluzione, tutto al 50%. Luciano Carenza, unica sede Corso Europa Avellino, una scelta di classe con sconti al 50%. Sono gli ultimi giorni della liquidazione reale. Mancano ancora all'appello i seguenti cittadini: Vicenza, Pasquale, Nicolo, Totoro, Peppino, Carmela, Raffaella, Anna Maria, Ciruzza, Serafina, Carolina, Filomena! Liquidazione reale! Fino all'80% di sconto sui grandi marchi. Affari irripetibili da Dotolo Mobili. A Passo di Mirabella. Aperti la domenica. I Pennella, nel 120° anniversario di attività, propongono sconti fino al 50%. Info in sede. Gli sconti sono una tantum, ogni 120 anni, perciò approfittatene. Il prossimo sconto sarà nel 2140. Pennella, basta la parola. In via Roma da Tripalda. Da un'idea di Danilo Maglione nasce Casa Daniele, una pizzeria insolita, particolare, fuori dai canoni, che punta l'attenzione sull'eccellenza delle materie prime, da una curata selezione delle farine ai prodotti d'agricoltura biologica, per dare vita a pietanze prelibate con ingredienti a marchio Presidio Slow Food. E per accompagnare la tua pizza speciale da Casa Daniele c'è un'ampia scelta di birre artigianali e un tavolo interamente dedicato alle bollicine. Casa Daniele, non la solita pizza, ma un'esperienza sensoriale di qualità. In via Nicola Sant'Angelo a Mercognano. Il Liceo Scientifico Sportivo Paolo Anania De Luca è un'importante opportunità per coniugare un'approfondita e armonica cultura sia in ambito umanistico sia scientifico attraverso la promozione del valore educativo dello sport in una dimensione pedagogica e culturale. Apprendere le scienze motorie e sportive di diverse discipline, acquisire conoscenze delle scienze matematiche, fisiche, naturali, dell'economia e del diritto. Liceo Scientifico Sportivo Paolo Anania De Luca, un percorso formativo pluridisciplinare per formare i professionisti di domani. Allora, rieccoci. Cristoforo, allora, mercoledì si va a Catania, momento societario molto delicato, insomma c'è stata quella lettera a dicembre ai giocatori più importanti, trovatevi squadra, Lodi è andato via, insomma, ma una squadra che comunque resta in piena zona playoff, mi sembra 3 pareggi consecutivi, cioè comunque è una squadra sempre di grande valore, di grande... Sì, poi c'è una considerazione in più da fare, che i giocatori che magari sono sotto contratto faranno di tutto per trovare squadra, quindi da adesso alla fine del campionato sicuramente cercheranno di rendere al meglio, quindi non bisogna mai pensare di andare a trovare una squadra allo sbando, certo. Poi Catania comunque è Catania, la tifoseria presserà sicuramente per ottenere dei risultati. Catania è Catania, chi Catania la conosce bene, eppure Avellino conosce bene Avellino . E Walter Novellino, mister, buonasera mister. Ciao, buonasera. Sei ancora sveglio perché avevamo detto che ti chiamavamo? No, ho finito di vedere l'Atalanta. Ah, com'è andata alla fine? Ha vinto la Spal. Allora avevamo visto. Abbiamo seguito altro stasera. Siamo in diretta. Ha fatto una gran partita, molto bene, sono contento. Siamo in diretta e non abbiamo avuto modo di seguire e di sentire. Senti, tu invece segui tantissimo L'Avellino. Naturalmente dai un'occhiata alle partite, anche l'aspetto societario, seguendo un po' tutto. Allora ti faccio prima una domanda un po' sul momento della squadra e poi la domanda societaria te la fa Marco, uh-huh, anche alla luce di quello che ha detto Martone poco prima di te. Insomma, ieri sconfitta al 90°, peccato, siamo fuori dalla zona playoff, però Capuano sta facendo i miracoli considerando la rosa che ha a disposizione. Ecco, domando questo, perché la rosa è scarsa? No, la rosa è una buona squadra, no? Credo che lui sta facendo un lavoro importante, credo che la squadra, almeno quello che ho visto, io ho visto la partita di Terni, ho visto una squadra molto a livello tecnico, a livello tattico, a livello di giocatori importante. Adesso
io credo che forse l'Avellino è partito un attimino male all'inizio, che aveva tutte le situazioni societarie, ma credo chi ha operato bene, insomma, almeno quello che... Mister, tu hai visto la partita di Terni, però quella era un Avellino, sì, quella di Terni, che aveva davanti Charpentier. Oggi che si è fatto senza Charpentier, ecco stavo dicendo, non è male quel Charpentier, è un giocatore straordinario. Non so adesso, non so se si è fatto male. Si è fatto male, assistito dal tuo amico Cannella. Cannella ha dato una grande mano. No, è una persona molto in gamba calcisticamente. Ma io credo che l'Avellino sta facendo un ottimo campionato, un buon campionato, ottimo, ottimo, non buono, ottimo campionato. È chiaro che ci sono ancora tantissime partite, poi c'è il mercato, eccetera, eccetera. Io credo che una società nuova, una società seria, una società concreta, uomini importanti sono arrivati, io credo che sono uomini che parlano poco, sono uomini veramente bravi che sicuramente daranno una grande mano all'Avellino. Ecco. Tu hai conoscenza di questa dirigenza, mister? Beh, un paio di persone li conosco, conosco il presidente, conosco un po' Martone, insomma, Martone è uno che è competente, il presidente è una persona seria, insomma, io credo che l'Avellino abbia fatto un'ottima scelta, è ovvio che inizialmente hanno patito un po' quello che era successo all'inizio, ma io credo che un allenatore esperto sa gestire bene la squadra, sa dare le motivazioni giuste, hanno fatto dei risultati molto ma molto importanti. Che partita sarà mercoledì a Catania, mister, visto anche il momento che vive il Catania? Sarà una partita giocata, credo, ecco, Catania è una squadra che in questo caso sono i giocatori che devono dare tutto, come d'altronde l'Avellino, io credo che sarà una partita importante. Non so adesso cosa sia successo a Catania, ma so che ci sono dei professionisti, dei giocatori anche molto importanti, che sicuramente al di là delle cose societarie sono giocatori che nonostante tutto stanno facendo dei buoni risultati ultimamente. Ho letto che hanno difficoltà, ma queste difficoltà sono dovute alla società. Adesso non voglio entrare dentro i merci, però sono convinto che la partita tra Avellino sarà una partita difficile, una partita di due, tra l'altro di due squadre che secondo me possono, il Catania può puntare nonostante tutto le difficoltà che ha avuto, può puntare ai playoff, l'Avellino. Grazie mister, grazie. Non ti chiedo per chi fa il tifo, perché insomma lo so, mi sembra abbastanza scontato che per il tifo Catania, per l'Avellino, che Catania io per l'Avellino ci mancherebbe. Ti aspettiamo al Partenio, ci vieni appena fa non troppo freddo, casomai? No, non sono diventato così vecchio. Ah, ok, allora anche il mese prossimo. Ancora a correre, va bene. Ti salutano, ci sono Pasquale Visconti, Nicola Dionisio e Cristoforo Barbato. Pasquale, che ti vuoi dire? Ciao a tutti. Ciao mister, buonasera. Ciao mister, ti salutano. Ciao mister, grazie, buona serata. Grazie a voi. Allora, sono arrivati un po' di messaggi, molti messaggi naturalmente anche molto, sempre anche polemici, perché noi viviamo di polemica, noi ad Avellino, Nicola Dionisio, possiamo fare a meno della polemica? No. Assolutamente no, e se Martone non faceva chiarezza, non ha fatto chiarezza, ha fatto chiarezza e non va bene, non va mai bene nulla. Angelo De Rosa, intervista sconcertante, loro hanno voluto l'Avellino e sembra che li hanno obbligati per legge a prenderla. Lorenzo Russo, con De Cesare, con tutti i problemi di somma, stavamo in zona playoff, ora stiamo in zona playout. Siamo in zona playout? Io non me ne so accorto. Siamo in zona playout, ok. Ogni lunedì è sempre un'emozione ascoltare il maestro Mazza, dice Marco Evangelista. Antonio Ferrara, Lorenzo Russo, ma magari Taccone, con lui abbiamo fatto 5 anni di Serie A, però andate indietro, riavvolgete il nastro e ricordatevi tutto quello che avete detto a Taccone. Martone, ritirati tu
e tutti gli appezzottati, va bene. La macchina aziendale ha comprato una macchina, vabbè, però guardate, io penso che non ce la faccio a leggere i messaggi, perché io ho sempre voluto dare un certo livello a questa trasmissione e non accetto i messaggi da quarta serie. Pasquale, sto sbagliando? No, non accetti i messaggi da quarta serie, che voi vi fermate a quello che ha detto Martone sulla macchina, sul pulmino, senza andare proprio al di là delle parole. La sera, anziché mettervi sui social, leggetevi un libro. Il tifoso leggetevi così, un libro. Ragazzi, il tifoso leggetevi un... Vabbè, Marco, oggi, però non è possibile fare una polemica per ogni cosa, per ogni parola che si vuole dice. Sognare, vuole a vabbè. Volte, Cristoforo, anche essere preso in giro. È meglio quando li viano in giro. I programmi, se poi dicono. Io ho sempre detto che i social network per certi versi andrebbero chiusi, perché hanno dato diritto di parola a gente che non sa neanche contare, quindi secondo me leggere troppe cose fa male, quindi io toglierei proprio il diritto di parola, di espressione. Bravo. Sinceramente, sono razzista da questo punto. C'è andato peggio di me. Andiamo da Sabino, così ci dicono le ultime battute e chiudiamo. Mi sono arrabbiata, non me l'ho arrabbiata fino a mo. Sabino, linea a te. Oggi sono andato solo, no? Stavo in massa e non aveva capito. Silvino, Titti si è arrabbiata, dobbiamo far tranquillizzare un poco. Titti, quando ti arrabbi sembri sempre più bella, everybody. Che sono femmine, Titti! Vai con la poesia, dai. E Modi canta una bellissima canzone, Titti. Però devo tanto per salutare, se no... No, no, mo lo saluto subito, così facciamo. Nicla da Solofra, Nella da Livorno, Pierpaolo Catani da Rimini, Andrea Cimica da Montegiorgio, Felice Vecchione da San Benedetto del Tronto, Gaetane e Rocco Colella da Rimini, everybody. Titti, sì. Questa canzone è tutta per te. Me. Come porti i capelli bella tonda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda in mezzo al mare, e come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda in mezzo al mare. Everybody, e forza lupi! Everybody, però... Ragazzi, vogliamoci bene, non facciamo le cose, io sto vicino a quella persona che è morta per il calcio. Sono cose che non si fanno, ubriacate, donne, everybody. Vabbè, senso, fermatelo. Sabino, vai a salutare le ultime battute con i tuoi amici e poi ci ridai la linea. Sì, ragazzi, andrete a Catania. Guarda, ci stiamo organizzando per Catania. Io purtroppo per motivi di lavoro non posso essere presente, ma qua noi dei South siamo sempre presenti alle trasferte dell'Avellino e noi seguiamo l'Avellino, chiunque immagina c'è attorno all'Avellino e noi non ci interessa, noi seguiamo solo l'Avellino come squadra e i calciatori in campo devono sudare la maglia e questi calciatori penso che quest'anno la stanno sudando, non ci interessa né del mister né di Martone che purtroppo ha detto una cosa giusta legata ai guai societari ed è vero che ci hanno lasciato una brutta situazione, ma noi seguiamo l'Avellino, non ci interessa degli allenatori, dei presidenti e di nulla. A noi ci interessa l'Avellino. Bravissimo. Bravissimo Nicola, bravissimo. No, purtroppo per altri impegni non ci sarò a Catania, però una delegazione di questo gruppo sicuramente sarà presente perché la squadra verrà sempre seguita dal gruppo. Sabino, c'è fai la volontà di riscattare la sconfitta dell'andata. Ma sicuramente l'andata è stata una sconfitta pesante. Poi c'è una grande rivalità con il Catania. Noi confidiamo in questa squadra, in questo allenatore e penso che l'Avellino potrà fare risultato a Catania. Sabino, fai Nicola, complimenti a Nicola. Facevi i complimenti per quello che hai detto. Grazie Titti, gentilissima. Noi dei South cioè, siamo così e voglio fare un ringraziamento speciale al presidente dei South che ci dà la possibilità di seguire l'Avellino, è sempre forza Avellino, è sempre forza South Boys. Grazie. Ciao Sabino, grazie, ciao Silvino, un bacio a Silvino, daglielo da parte mia, un bacio. Un bacio a te Silvino. Ok, grazie Titti, ricambio a linea allo studio, everybody. Allinea allo studio. Va bene, ciao, doveva dire allinea allo studio, sì perché c'è il televisore e guarda dritto davanti. Dall'altra parte. Va bene. Cristoforo, però volevo chiedere, questa partita arriva a metà settimana,
una squadra del Catania dove dopo la lettera di Natale trovatevi una sistemazione, anche lì non è che vivono un momento tranquillo. Proprio a proposito di programmazione a cui faceva riferimento, ecco, prima, tra l'altro mi fornisce un assist, perché poi molto spesso noi guardiamo i campioni della Serie A, no? Con gli ingaggi multimilionari, è drammatica una situazione del genere, che ci sono delle famiglie dietro quei giocatori, e molto spesso non ci si rende conto che i giocatori, soprattutto in Serie C, magari stanno 3-4 mesi senza prendere lo stipendio. Mi è capitato in qualche società, lo dico senza vergogna, di dover fare la corletta per far comprare al figlio di qualche giocatore, e non so cose belle. Poi molto spesso il tifoso non ci pensa a queste cose, no? Viene visto sempre il calciatore come il mercenario che va dal miglior offerente, quando poi io sfido chiunque di fronte a un'offerta migliore a non cambiare la società dove lavora. Il calciatore è un professionista che gioca 15, 16, 17 anni se gli va bene, e deve poi vivere tutta la vita. Oggi l'AIC sta programmando delle cose proprio per garantire un'assistenza dopo la carriera ai giocatori, perché finiscono a 35-36 anni e ovviamente non possono vivere fino a 70-75 certo. anni, per cui devono riciclarsi a quell'età e cercare di lavorare, per cui non è tutto oro. Quello che sono pochissimi quelli che guadagnano quelle cifre. Per chiudere, Nicola, Dionisio e Pasquale, vi chiedo se secondo voi, se domani arriva Dini, non lo so, il Zillo è arrivato, li convoca? Credo di sì. Giocano, non giocano? Nicola, come ci si comporta in questi casi? Penso che comunque devi dare un po' di tempo ai nuovi arrivati, ma anche per una questione di correttezza nei confronti di chi c'è già. Quindi sicuramente saranno utilizzati successivamente. Ma recuperiamo qualcuno? Recuperiamo De Marco. De Marco dalla squalifica. Allora, prima di tutto recuperare molte energie, perché dopo una gara di due giorni fa bisogna recuperare energie. Bisogna recuperare energie. Si affronta un altro viaggio, sicuramente, un'altra partita delicata. Adesso è importante recuperare energie. Poi se questi due arrivano ci daranno sicuramente una mano, o subito oppure nell'arco della partita. Ci auguriamo sicuramente il centrocampista di Pizzillo oppure De Marco, recuperiamo, abbiamo sicuramente una chance in più per dare una mano a questi ragazzi che stanno facendo. Pizzillo capiremo domani se sarà almeno a disposizione oppure per no. Trasferte, insomma, posso, uomini contati anche stavolta. Posso chiudere con una parola che diceva sempre l'ottimo Massimo Rastelli: equilibrio. Per favore, un po' di calma, un po' di serenità. Vabbè, ma penso un che po' fino, di fino a giugno l'obiettivo è questo. Però l'attaccante lo vuole. L'attaccante lo vogliamo, lo vogliamo tutti, perché, ma deve arrivare per forza. Attenzione, la salvezza è a portata di mano, ma la dobbiamo sempre raggiungere. Quindi diamo a questo allenatore, dicevo, la possibilità, almeno la possibilità di lavorare. Cioè, una rosa decente va fatta, va migliorata. Poi tu pensa che si è cambiato un altro allenatore anche in questo dal primo luglio, esatto. Il Rende ha cambiato allenatore, che ha ancora 14 punti e vuole ancora appunto cercare di uscirne fuori, appunto, perché la retrocessione poi il percorso è chiaro, fino a giugno ti devi salvare, arrivi ai playoff, però ci dobbiamo anche divertire, ci dobbiamo divertire. Dal primo luglio poi bisognerà capire la squadra dei sogni, come dice Martone, o meglio la poi squadra come la vogliamo noi. Poi è chiaro che in quel momento dobbiamo tutti terremo conto delle parole di Martone, di Izzo, di Musa, e li chiameremo alle loro responsabilità, ma mi auguro che non ce ne sarà bisogno, che arriviamo al 30 giugno già con la squadra come la vogliono loro, già bella e fatta. Grazie Cristoforo Barbato. Grazie a voi. Grazie Nicola Dionisio. Buonasera. Grazie Pasquale Visconti. Ci vediamo lunedì con te, presto, grazie, con i nostri ospiti. Grazie a Marianna Guerriero, a Michele Imperiale, a Palmiro Napoli, a Sabino Giannattasio e Silvino Fabiano che hanno lavorato con noi, tutta la squadra di Sport Channel. Ci vediamo. Seguiteci anche mercoledì. Mercoledì c'è Maria Stanco, Alfonso Marrazzo con Extra Time. Appena finisce Avellino Catania, 16:45. Sintonizzatevi, vi raccontano di tutto e di più. Marchingino sta a Catania. Io lavoro dalla redazione, perché lavoro. Non è che poi qua sembra che tutti lavorano e non lavoro. Lavoro. Marco lavora. Marco lavora, io no. Va bene. Anche te. Dal Gran Sasso a Lettera. Sai com'è? Quello puoi stare, rimanere in redazione è bello. Io sai che io faccio. A te ti ho visto parecchie volte in viaggio in B. Io faccio la snob. Bravo, faccio la snob perché stavo in B. Io speriamo di tornarci presto. Sono snob. Che devo fare? Sono snob. Arrivederci. Ci vediamo lunedì. Forza Lupi.